Beh, allora io mi occupo prevalentemente di dipendenze comportamentali. Per quanto riguarda i giovani, secondo uno studio che è denominato Casos, proprio sulla regione Abruzzo, i giovani dai 15 ai 19 anni abruzzesi, diciamo, chi ha giocato d'azzardo nell'ultimo anno, c'è un 7,5% che è problematico e un 16,5% che è a rischio. Quindi insomma i dati sono abbastanza preoccupanti. Per quanto riguarda il rapporto... Un peggioramento? Guardi, a grandi linee, questa è un'indagine del 2019, ma non è che abbiamo dati recentissimi. Comunque il dato è sopra la media nazionale. E per quanto riguarda il rapporto con internet, praticamente si è visto sempre in questo studio Casos, attraverso un questionario che si è denominato Spiut, e si è visto che il 9% dei giovani ha un rapporto compulsivo con l'utilizzo di internet. Il dato nazionale è 9,5, quindi siamo un po' più bassi della media nazionale. Comunque è un dato sempre che deve destare un'allerta, quindi c'è bisogno soprattutto di azioni che promuovano la salute, che prevengano sì le dipendenze, ma soprattutto che promuovano la salute dei giovani. Quindi molti interventi stiamo mettendo in campo come SERD dell'AS di Teramo nei confronti dei giovani, che coinvolgano anche come protagonisti i giovani. Ecco, le famiglie in questo che ruolo hanno? Si rivolgono a voi per chiedere un aiuto per i figli? Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo anche una helpline per quanto riguarda le dipendenze comportamentali, quindi ci chiamano alcuni genitori per avere consigli su come far sviluppare un buon rapporto rispetto alle tecnologie, perché alcuni figli sono preoccupati, alcuni genitori sono preoccupati di come i figli si rapportano, non so, agli smartphone, ai videogiochi. Quindi abbiamo proprio una helpline dedicata a questo. Alcuni vengono anche a fare dei colloqui informativi presso il nostro servizio, e quindi sì, poi i genitori, anche in una fase eventualmente terapeutica, hanno un'importanza enorme, la famiglia ha una grande importanza e cerchiamo di coinvolgerla.